cari, benvenuti a una nuova puntata del Tifo in Borsa. Siamo di nuovo a Londa Dolce, a Brozzi, località vicino Firenze. Molti di voi conosceranno già questo splendido bar pasticceria che ci ospita. Siamo al primo piano nella saletta che viene spesso utilizzata per numerose iniziative. Stasera, tra l'altro, è con noi anche il titolare del locale, quindi ci potrà dire qualcosa in più proprio dell'Onda Dolce. Ma intanto direi di presentare la nostra formazione di questa sera. Parto alla mia destra con Luciano Lotti, un tifoso viola. Buonasera a tutti. Luca Balleri. Buonasera. Lui tifoso interista, ormai lo sapete, sottolineo, no, questa rivalità perché li vediamo vicini, ma c'è stato uno scontro importante, quindi ne parleremo durante la nostra puntata. Proseguo con Claudio Desolati. Buonasera. Marcello Vaccaro. Buonasera a tutti. La colonna portante del Tifo in Borsa. E poi concludiamo appunto con il titolare di Onda Dolce, Alessandro Roselli. Buonasera. Alessandro, noi vediamo qui, stasera abbiamo anche un cartellone, perché tu, oltre che ovviamente occuparti del tuo bar, che ci metti un impegno incredibile, perché vediamo che è veramente sempre al top, sempre perfetto, ma vediamo che qui c'è un manifesto, perché tu sei anche presidente di una squadra di calcio, giusto? Dell'Esperia Calcio San Donnino, sì. La squadra è nata da poco, quindi ancora è, diciamo, in fase di rodaggio. Possiamo, esatto, dire così. L'Esperia è nata quest'anno, abbiamo resumato un nome di 30 anni fa e abbiamo riportato il calcio a San Donnino. Benissimo, io so che poi nelle prossime puntate ne parleremo anche in modo più approfondito, perché ci sono anche delle iniziative che la riguardano, quindi più avanti daremo anche spazio. Alessia, sì? Questa nuova anche scuola calcio, no? Scuola calcio. Riveliamo subito questo, esatto, piccolo segreto, che se segreto non è, perché se il nostro regista, esatto, inquadra. Da ora, insomma, da aprile inizieremo questa nuova scuola calcio, che permetterà a tutti i ragazzi dal 2000, e bambini e bambine dal 2004 al 2011 di iniziare questo nuovo sport che è il calcio. E niente, quindi vedremo quello che un'iniziativa per i più piccoli, molto bella. Io, guarda, tra l'altro, fra qualche anno magari, chissà, porterò anche il mio piccolino, perché ancora no? È troppo piccolo, ma fra poco magari anche lui vorrà, certo, approcciarsi a questa cosa. Posso fare in bocca al lupo al presidente, perché io tanti anni fa, quando aprì la scuola calcio a un chilometro da qui, e qui a San Donnino c'erano tantissimi bambini. Certo. Era uno spettacolo per andare a venire a San Donnino. Però ora quando arrivare a, giocare a una scuola calcio come quella di Claudio Desolati sarebbe ambire a una Champions League. Ci vuole anni di lavoro. Della Fiorentina, sicuramente sì. Così poi Alessandro fa tutto in casa, Alessia, perché prima fa la scuola calcio e poi li mette nella scuola, nella squadra esperta. Nella scuola della terza. Diventa una grande società. È un piccolo vivaio e poi dopo chissà che appunto non trovi uno spazio in una squadra anche più importante. Questa settimana ci sono... Ricordiamo, Alessia, l'amico Giovanni, sì, Nardini, infatti, che diceva sempre buon campionato a tutti, lo diciamo anche noi. Infatti ci sono degli assenti stasera. È, sì, in ospedale, ci vede da lì, ha un piccolo intervento e comunque lo salutiamo, a presto verrà con noi. Sì, sì, ha detto che tornerà prestissimo, appena si sente in forma, e lui sicuramente nella prossima puntata forse sarà in già questa settimana qua, perché l'Inter ha aperto. Sicuramente. Dice, è meglio che parla Luca. E mi ha lasciato solo. È assente anche Roberto Baldi, e invece mi aveva detto un messaggio per gli interisti, mi aveva lasciato in consegna un messaggio per gli interisti, perché come vedi anche oggi comunque i suoi abiti non mancano, me lo ha fornito per questa serata, quindi ci siamo visti e mi ha detto di dire agli interisti che lui è un po', lo aveva predetto, che comunque insomma un quinto, sesto posto, non di più, grandi aspettative, non ve lo voleva dire di persona, però ecco, per lui era così. Ora dopo sentiremo se Luca è d'accordo con questa affermazione, lo vedo scuotere la testa. E parliamo, già che ci siamo, sì, come hai detto tu, degli amici, dei cugini dell'Empoli. Dell'Empoli. Ho tolto la bandiera perché l'Empoli mi deve battere il Frosinone in casa, il Palermo sono il Frosinone. Ti ha fatto un po' un dispetto, per punizione abbiamo, per dispetto abbiamo tolto la bandiera dell'Empoli. Ecco, con queste piccole
piccole scaramucce, iniziamo anche questa puntata. Però ci sono stati dei risultati importantissimi, primo tra tutti quello tra Juventus e Napoli, perché la Juventus per la prima volta in questo campionato si trova capolista, quindi una vittoria importantissima e che sicuramente mette adesso in seria difficoltà il Napoli nella lotta allo scudetto, perché una Juventus capolista non è mai facile da scavalcare. Importante anche la lotta al terzo posto, lo scontro tra Fiorentina e Inter, una buona prestazione dei Viola che riesce a strappare forse anche un po' fortunosamente i tre punti contro l'Inter. La Roma che continua la marcia nella rincorsa alla zona Champion, trascinata da Spalletti, e questo ce lo potevamo un po' aspettare, infatti così sta accadendo, e anche il Milan che comunque adesso si trova a soli due punti dai cugini interisti per quanto riguarda la zona Coppa. Io la settimana scorsa avevo detto che bisognava tenere d'occhio anche un po' i rossoneri, perché alla fine non si possono mai dire battuti. Marcello, che ne pensi? Queste coppe sono già abbastanza definite oppure ancora si può vedere qualche cambiamento? Parli delle coppe o del campionato? No, delle coppe, nella lotta per le coppe nel campionato. Poi... No, il campionato, Alessia, come ho detto la settimana scorsa, per me era un match ormai, cioè per me e per molti, Juve-Napoli, poi ci sta che un punto si possono ripassare, ma si parlava più che altro se altri potevano intervenire, tipo Inter, Fiorentina e Roma. No, per il primo posto credo, almeno tutto, si può sbagliare tutti ovviamente, però credo al 90% è una lotta Juve-Napoli. Naturalmente se è un passo falso della Juve, il Napoli può ripassare, come può essere ripassato, quindi sarà secondo me una lotta tra loro due. Per le altre piazze, logicamente come hai detto tu, l'Inter, queste Inter credo non possa arrivare a nessun traguardo, perché non si capisce che possa essere superata anche dal Sassuolo, dalla Lazio, perché non si capisce più che squadra è. Io mi meraviglio di Mancini, che invece Mancini ha avuto sempre squadre tenaci, tant'è che detiene il record che la Juve tenta di battere, di 17 vittorie consecutive, insomma, quando ha vinto lo scudetto. Ora Mancini non si capisce, mette a riposo, cioè in panchina, giocatori che secondo me fanno la differenza. L'Inter di prima non prendeva gol, ne faceva pochi, ma non prendeva gol. Ora con la Fiorentina si è visto, sia pure tu hai detto un po' la Fiorentina fortunata, ma come la può battere la Fiorentina, la può battere anche la Roma, l'Inter e lo stesso Milan, quindi l'Inter è difficile che risalga, almeno che sai, non cambia improvvisamente mentalità a Mancini. Cioè, mentalità lì non c'entra assolutamente niente. Cioè, tipo c'entra, di gioco, non lo so. C'entra i giocatori, perché io da come vedo e da come ho sentito, i diversi giocatori attualmente non sono in sintonia con l'allenatore. Purtroppo si vede. Per la Fiorentina, allora, certo, ci mancherà. Rimane un avversario. Però è un peccato perché. Però anche la Fiorentina. L'Inter fino a tempo fa era sempre in testa in classifica, una squadra da battere. Però si è vista passando delle partite che non è più quell'Inter di una volta, e vedo che c'è sempre qualche battibecco tra allenatore e giocatore. Sì, si vede, poi, anche basta lo sguardo, lui non lo capisce al volo. Cioè, non si può lasciare, giocato lo capisce, no, certo. Non si può lasciare in panchina giocatori come Jovic, cioè, sono giocatori che hanno invenzione e ti possono inventare il gol da un momento all'altro. Cioè, a me mi dispiace parlare di queste cose, però purtroppo se vuoi vincere devi far giocare i giocatori che hanno qualità, altrimenti e non fai risultato. E poi Claudio Manci, cioè l'Inter non aveva le coppe, che invece abbiamo visto anche la Fiorentina, esatto, ha stentato con il Tottenham 1-1, insomma il Napoli ha perso, e voglio dire è una competizione in meno. L'Inter doveva giocare solo la domenica. Sì, aveva tutto il tempo durante la settimana per preparare formazione e preparazione atletica, schemi, cosa che invece non si è vista proprio. Anzi, siamo andati peggiorando di volta in volta.
Sei un po' deluso, come Luca. Si dice, Alessia, essere contenti in questa situazione è difficile. Essere masochisti, masochisti sta contento anche di essere presa a frustare. Luca, quelli normali se perdono si divertono. Luca Balleri, mi dispiace perché io all'inizio del campionato ne ho parlato bene dell'Inter, però come si dice, anche i ricchi piangono e anche i bravi sbagliano, perché Mancini io lo consideravo di quelli italiani, perché non essendoci Capello, Lippi, secondo me era il migliore come allenatore. O mi dirà Claudio, è più fortunato, forse più... No, diciamo che l'Inter era aveva partita, vinto di più. Allora, l'Inter è partita molto bene, ma molto bene molto cosa significa? Bene. Ma giocando male. Cioè riusciva a vincere sempre 1-0 quasi alla fine della partita. Scusa, tanto Claudio, che conta, sono i tre punti. Continua a giocare male, però vince. Però poi a lungo andare mi sono detto dentro me, non è possibile che la squadra come l'Inter, che gioca male e vince sempre, sarà un momento in cui giocano perché non meglio e non vince. Ma tu hai fermato anche un'altra società, che se non arriva, tu dicevi Salah e Jorginho, e Jorginho non posso ancora, sempre. Si sono fermati tutti. Jorginho è stato ceduto e Salah è scantato. Se non arriva a Spalletti, la Roma lottava. Quelli sono giocatori, io sono la partita l'altra sera anche, che Salah cioè, è stato... No, la Roma è stata penalizzata, un rigore, l'altra sera. Un rigore ma ci un giocatore stava. Come lui, ma non può prendere la palla, cioè io non ho ancora capito, cioè... O sono l'antica o sì, non riesco a vedere il calcio, perché a me mi sembra un po' una cosa fuori dal normale. Cioè io devo sfruttare le qualità dei miei giocatori. Quali sono? Io ho Salah davanti, che è molto rapido. Lui Salah non può venire a prendere la palla a tre quarti e andare a fare gol. Non è possibile, perché no, poverino, si è visto un paio di azioni che è arrivato alla fine e non ce la faceva nemmeno a calciare. Allora, bisogna sfruttare le qualità, la velocità, giocando da 50, da metà campo in su. Sfruttare le qualità, la velocità, palla in profondità, lui parte e ti fa gol, ma lui non può partire a prendere la palla quasi dal portiere, andare a scattare 4-5 giocatori e poi arriva in fondo, non ce la fa più la palla tra piedi, con la palla fra i piedi Salah non corre come bravo, quindi è un gioco innaturale per Salah, secondo me. Ho visto un rimpianto del mercato dell'Inter Perotti, che non è stato preso perché ho giudicato roba da poveri, cioè 10 milioni soltanto lo vendevano a poco. Quindi dice, no, si compra gente che ha molta più sostanza, anche perché viene venduta a 40 milioni, quindi si presuppone, secondo la loro intelligenza, che se costa di più vale di più. Risultato è che Perotti l'ho visto molto bene, è un giocatore che ha grande tecnica, grande velocità, buona continuità, insomma era uno da prendere, è uno dei tanti rimpianti dell'Inter. Sì, cioè, mercato fatto male. Prendeva lui e poi rischiava di non giocare. Mezzo agli altri. Ma certo, se prendi uno, poi ne prendi un altro nello stesso ruolo, poi ne prendi un altro ancora, ma quello è un altro discorso. È la storia adesso di Eder, che l'hanno preso e alla fine, che poi fra l'altro non gioca neanche nella sua posizione, perché a 40-50 metri dalla porta è un giocatore normalissimo. Se si trova al limite dell'area o nei paraggi ha un buon tiro, però se lo fai giocare a 40-50 metri dalla porta, e poi se metti dentro lui togli uno di quelli che hai comprato, e allora siamo punti a capo. Io non è che sono un profeta, io sono uno normale. Se manca un centrocampista, cosa dico? Ma quante, lo dico da dei mesi, manca un centrocampista. Mi prendi una figurina, perché qui si gioca alle figurine, no? Che è un doppione. Rispetto a qui. Io quando giocavo alle figurine ce n'avevo una doppia, là. Cercavo di darla via, no? Scambiavi. Cioè, non tenevo mica un altro uguale, si faceva e poi i soldi. Poi dice, sai, hanno 500 calcolati, anche lì è brutto calcolare i debiti degli altri. Quando è mai esistito? Nelle società che i giornali pubblicano che... poi magari la gente fa l'IVA, dice, visto, l'avevo sentito dire, però non lo vedevi scritto sul giornale, un'altra cosa. 500 milioni, tu compri le figurine e poi dopo restano. Ma dorme Taurito la notte, dorme? Dormono tutti questi. Ma c'è io ho sentito ora su certe manovre di economia internazionale, io non voglio parlare, voglio fare la figura di quello che sa e che non conosce esattamente lo scacchiere. Di sicuro se scappa laggiù dove sta non lo ritrova nessuno, io non lo voglio cercare. Mentre qualcuno in Italia se lo beccano subito finché resta qui. I presidenti stranieri sono più pratici, perché schianta tutto. Quello scappa e non si inquisisce, poi si spalma qualche debito per 20, chi è che l'aveva spalmato? Non facciamo nomi, tanto sì, si sanno.
quella società che aveva 30 anni di debiti spalmati. Mi garba la spalmatura perché mi ricorda la colazione, no? Uno spalma. Sì, beh, ma io l'ho detta, cioè, lo sapevo, non lo sapevo. Sì, comunque, no. Lì è stato bravo lo Tito. Sì, sì, bravissimo. Prendo in mano la Lazio, però vi rendo i soldi piano piano. La spalmatura. Sei riuscito. Gli hanno fatto fare. Mi ricorda le nostre colazioni. Mi ricorda quando si spalmava le colazioni da ragazzi, cioè alle reclame, cosa si spalmava, no? La Nutella si spalmava. Cioè, come spalmano? Che vuol dire? Spalmano perché li pagano dopo. Spalmano vuol dire così. L'ho capito dopo, io ci sono arrivato dopo. Come mai, Claudio, ti volevo fare una domanda? Giocatori come Salah e giocatori come Cuadrado, che alla Fiorentina erano dei fenomeni, erano per noi, e quando si ritrovano ora nei campi sono uno dei tanti giocatori. È perché qui, cioè, allora, a Firenze purtroppo è così, cioè qualsiasi giocatore viene qui e fa due cose belle, fa due gol e diventa l'idolo. È normale che poi l'idolo si sente talmente forte e potente di giocare sempre e di dimostrare quel che vale. Mentre le altre società non ti danno questa possibilità, cioè lì sei come tutti gli altri. Mentre qui erano diventati più bravi di quello che c'erano. Di conseguenza uno questo se lo sente. Infatti io ho sempre detto che, parlavano tanto di Cuadrado, era un top player, ma quando? Io ho sempre detto che è un buon giocatore. Fa delle cose egregie, però se andiamo a analizzare quante palle perde, nessuno le guarda queste qui, io le conto. Lui perdeva più palle di quelle che dava ai suoi compagni. Di conseguenza vuol dire che c'è qualche problema. Infatti tutti i gol che ha preso la Fiorentina quando giocava lui, contropiede, è colpa sua perché lui perdeva la palla, non rientrava e l'avversario andava. Cioè, è normale che il tifoso, è normale che il tifoso è il tifoso. Cioè, quando il tifoso gli piace un giocatore, gioca sempre bene, è più bravo di tutti, è sempre fallo a favore, sempre... Però rendevano, nel senso. Ma rendevano perché sì, certo, ma tutti giocavano per loro. È il problema delle piccole squadre, che c'è un giocatore buono e giocano tutti per lui. Cioè, quando sai, quando giochi con un giocatore, quando io giocavo con Antonioni, era un piacere giocare con Antonioni perché sapevo che la palla mi arrivava. Io gliela davo, io partivo senza guardare dove, e la palla mi arrivava. Ecco, questa era una cosa in più a favore mio, perché certo, avendo dietro le spalle uno che la palla me la mette a destra e a sinistra, potevo andare. Era un piacere. Era un piacere. Queste sono le capacità e le qualità dei giocatori che giochi insieme. È che questo che manca oggi. Oggi non c'è più dialogo tra di loro, giocano individualismo, bravissimo, cioè, sì. Cercano di fare giocare, essere più bravi degli altri. Anche la squadra dove giochi, abbiamo visto Juve e Napoli si sono annullati, sia la Juve ha annullato Higuaín, non ha toccato, cioè non ha fatto nemmeno un tiro. A Dybala triplicava. Non c'è motivo, perché allora, c'era una buona difesa. Ma quindi... diciamo questo allora, prima di tutto quando vai a affrontare certe squadre, tu non puoi andare a giocare con un attaccante. Era appunto, solo lui contro tre. Poi e me ne mancava anche lì, erano quattro. Tra l'altro mancava anche lì. Okay, quindi... Allora, quando devi affrontare queste squadre, vai là per vincere la partita. Poi perdi, l'ho persa. Ci sono altrimenti. Sì, però anche nel... Tu non puoi aver paura. Nella Juve... Io ti ripeto, ora le partite si vincono sui rigori, sulle punizioni, sul calcio d'angoli, su un episodio anche fatto. Infatti è entrato Zazà, ha fatto perché gol. Zazà non... Ma non perché hanno giocato meglio la Juventus. No, perché Napoli non si meritava. Non faceva questo. Parte... Infatti, forse un pareggio sarebbe stato più equo, perché comunque certo, sono stati un po' in ombra quelli che dovevano essere i protagonisti di questa sfida. Forse sono state le difese che hanno avuto più meriti per contenere gli attacchi di due squadre che in questo momento hanno degli attacchi effettivamente forti. Sì, certo. Perché nella Juve, cara Alessia, c'era una difesa e logicamente nel Napoli, io cosa ho detto? Il Napoli gioca per Higuaín. Marcello, aspetta, guarda, perché non voglio interromperti poi nel bel mezzo del discorso. C'è il regista che ci dice che dobbiamo dare la linea alla pubblicità per qualche minuto, ma ci vediamo tra poco con il tifo in borsa.
Fatevi travolgere dall'onda dolce. Concedetevi un momento di relax in un locale accogliente e sereno per una colazione con la nostra finissima pasticceria e cappuccini artistici, pranzi e colazioni di lavoro veloci, e nella nostra sala panoramica al primo piano potrete organizzare feste di compleanno, lauree e eventi di ogni genere. Alla pasticceria Onda Dolce, la professionalità del personale qualificato, unita ai nostri raffinati prodotti, garantiscono momenti di divertimento e gusto, anche per merende e aperitivi con ricchi buffet. Onda Dolce, via Pistoiese 433 a Firenze. Miei cari tifosi viola, vi voglio ricordare che quest'anno sarà un anno di grandissimi risultati per noi. Perciò vi voglio ricordare di venire al Purgatorio a assaggiare le sue fantastiche pizze e le grandi specialità di Bruno. Voglio ricordarvi l'indirizzo, è via Dino del Gabbo 9 Rosso, Firenze. Il telefono è 41 61 34, chiuso il martedì. Dal 1977, in Piazza del Mercato Centrale a Firenze, la Trattoria Zazà è il locale rustico e accogliente dove si possono gustare le specialità della cucina tipica toscana. Zazà, la vera osteria d'un tempo, con le pareti in pietra, le sedute in legno e l'atmosfera della Firenze di 100 anni fa. Ti aspettiamo ad assaggiare i nostri crostini toscani, la ribollita, la carbonara tartufata, la bistecca alla fiorentina o una meravigliosa tagliata coi porcini freschi. Zazà si trova in Piazza del Mercato Centrale 26 Rosso a Firenze. Quando si parla di America Show, si parla dei locali di intrattenimento notturno, lap dance, nightclub, numeri uno in Toscana. Tanti anni di successi e riconoscimenti ne fanno oggi uno dei protagonisti assoluti tra i locali di lap dance italiani. Oggi è la storia a parlare dell'American Show, una storia che fa dei locali di Signa e Lucca i riferimenti assoluti della lap dance in Italia. Numeri uno, non per caso, venire per credere. Hai la testa nel pallone? CNS Libertas organizza tutto l'anno, anche adesso, campionati e tornei di calcio a 5 a 7, nelle migliori strutture coperte e nei campi più belli di Firenze. Puoi visionare i campi su www.libertascalcioa5.net. Iscrizioni, affiliazione e tesseramenti sono gratuiti. Per informazioni e prenotazione campi, chiama il 335-6127-958. In collaborazione con la Carrozzeria Alfieri, via Alfieri, Campi Bisenzio. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22, interno 2, Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22, interno 2, Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche. Via Pisana 319 Rosso, zona Ponte a Greve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Tifo in Borsa, noi vi ricordiamo siamo ospiti del bar pasticceria Onda Dolce e stasera con noi c'è il nostro titolare, il titolare di questo splendido bar. Buonasera. E poi ha promesso che
nelle prossime puntate, che noi saremo sempre qui, ci spiegherà un po' bene questa esperienza, la scuola calcio, inviterà Perfetto. Il suo socio, certo, presidente, anche quell'altro presidente, Riccardo Angiolino, che stasera non è potuto venire perché insomma anche lui ha un ristorante, quindi con la Fiorentina, tutti i tifosi, non poteva mancare. E poi ci sarà Gianluca Berti, che anche lui ci aiuterà, sì, ex portiere insomma di variate squadre di Serie A, che ci aiuterà in questo compito importante che è la scuola calcio, scuola portiere e quant'altro. Quindi oggi siamo stati un po', per via della Fiorentina, impossibilitati a portare queste persone, però la prossima volta sicuramente saranno a spiegare tutto. Comunque, quello che è. Attenzione, perché sta nascendo una grande società, l'Esperia Calcio. Esatto, di San Donino. Esatto, l'entusiasmo è molto alto. Sì, sì, sì. Benissimo, e noi stavamo parlando dello scontro, del big match che c'è stato la scorsa settimana tra le due squadre di vetta classifica, Juventus e Napoli, e Marcello, stavamo un po' analizzando come gli equilibri di queste squadre all'interno del big match in realtà sono stati un po' cambiati, perché non sono state le punte ad essere protagoniste, ma le difese. Sì, perché sì. Sì, no, vai, non ti volevo interrompere, che già prima della pubblicità avevo dovuto bloccare. No, ed è un po' triste pensare già a un duello, ancora mancano 13-14 partite, insomma 15 quelle che mancano, perché quest'anno era iniziato un bellissimo campionato, sembrava una lotta con l'Inter, la Fiorentina, la Roma, poi piano piano tutti si sono, diciamo, arresi, o in gergo ippico hanno rotto questi cavalli, ed è rimasta la Juve, che ora la Juve è difficile da battere perché prima o poi dovrà perdere, però il Napoli è sempre lì, poi le altre a turno si eliminano. Ora la Roma logicamente ha fatto 3-4 partite di fila, è arrivata vicino per il terzo posto. Ora la Fiorentina è fortunata perché domenica c'è Roma-Palermo, il Palermo ferma la Roma, quindi... Ma guarda, i fiorentini se lo augurano, perché insomma almeno appunto, si spera che il Palermo ci voglia restituire il favore, prima visto poi che qualcosa dovrà noi con fare. I Carpi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Sì. Quindi, e Iachini che ritorna darà qualcosa in più. Un po' di più. Però Alessia, vedi, è un pendolare della panchina. Ora noi ci dobbiamo, diciamo, accontentare di questo Juve-Napoli, perché appena si va in Europa si vede la Roma e perde 2-0 in casa, anche con qualche recriminazione, rigore qui di là. E la Fiorentina perde un pareggio 1-1. Il Napoli perde e sono le meglio. Ora vediamo la prossima settimana la Juve. Insomma, non è che si spera tanto con la Juve che possa capovolgere, diciamo, la situazione e battere, eliminare un Bayern. Io me lo auguro, però. E beh, quindi ci dobbiamo accontentare. Luciano lotta. Mi guarda, ma la Fiorentina speriamo, sentiamo che venga l'urto positivo, della Roma. Positivo riguardo... chiedi la partita di ieri sera. Come l'ha vista la Fiorentina, un po' a sprazzi, no, eh? Allora, come tifoso viola, io in questa settimana mi sono ricreduto, perché domenica con l'Inter c'è stato un bellissimo primo tempo, si è rivista la Fiorentina d'inizio campionato. L'Inter è andata in vantaggio, ma onestamente non è che si meritava, la Fiorentina ha sbagliato 2 o 3 reti abbastanza facili, insomma, senza considerare quella di Ilicic, che praticamente era già fatta. In Coppa è vero, il Tottenham d'altra parte è secondo in classifica in Inghilterra, però io ho visto che, a differenza di altre partite, il primo tempo la Fiorentina non ha giocato, ma il secondo tempo poi, pur avendo in campo non la squadra, diciamo, titolare, ha tenuto testa agli inglesi. Ora, dico questo, la prima partita del ciclo di ferro con l'Inter l'abbiamo vinta. Ora c'è Atalanta, poi Napoli e Roma. Se usciamo indenni da queste altre 3 partite... Ma io sono fiducioso, perché poi la Fiorentina, diciamo, nella seconda parte del campionato ha le partite, insomma, abbastanza abbordabili, quindi con un po' di fortuna, se rientra come domenica con l'Inter con il gol di Babacar,
e qualche gol dei nuovi, perché c'è anche da dire questo, la Juventus è vero è prima in classifica, però diciamo ha potuto contare anche sulle seconde linee, perché le partite, le ultime partite sono state risolte da giocatori che non giocano titolari, perché Cuadrado ha risolto la partita la domenica scorsa, Zaza domenica, in precedenza Morata che era un sacco di tempo e non segnava. Quindi se anche la Fiorentina, diciamo, con i nuovi riesce o con fortuna a trovare qualche gol in più, secondo me c'è ancora da sperare, insomma, o perlomeno io sono fiducioso come non, tifoso. Non sei particolarmente deluso dagli acquisti di gennaio? No, assolutamente, anzi, io se fossi come sono un tifoso viola, se fossi gli altri, per tutti gli altri tifosi viola, starei molto calmo anche nel criticare a questo punto la società, tanto non, ormai quello è stato fatto e fatto, siamo terzi in classifica. Cioè la squadra mi sembra ricomincia a giocare, quindi vediamo quello che viene fuori, poi a giugno criticheremo la proprietà o no, però io me la terrei ben stretta, insomma. Beh, questa proprietà può pensare se rinnovare il abbonamento al prossimo anno. Sì, appunto, non credo valga la pena ora di mettere zizzania nella società e con una squadra che comunque è sempre terza in classifica, cioè non è che, e sta giocando le ultime due partite, ha giocato all'altezza, insomma, di quelle che sono le compagini avversarie, insomma. Anzi, cioè, se devo dire, l'Inter è un po' cioè è inferiore notevolmente alla Fiorentina, quindi non si può dire che i loro giocatori li hanno pagati, ce l'hanno, però non giocano, quindi, cioè. No, ma poi Luciano finalmente è un tifoso che dice: io sono contento se la Fiorentina arriva terza, per me, io credo anche per te, certo, è un successo. Per tutti, giusto, no? Vedendo questa Juve che è ritornata in Napoli. Io invece puoi mi sento il presidente della Valle doveva comprare qua della. Ma intanto guarda attualmente che a gennaio chi compravi, voglio dire, o no, Luciano? Infatti, cioè, in definitiva poi Zárate si è rivelato risolutivo, insomma, nelle ultime partite, quindi cioè magari compravamo un difensore, non compravamo lui e comunque non giocava lo stesso, perché fin tanto che gioca Gonzalo e Astori, anche chi arriva Mammana o Lisandro Lopez non avrebbero giocato, perché mancava velocità poi sulle fasce, quindi cioè, secondo me prima di criticare a questo punto, che tanto cioè, fino a giugno ci dobbiamo tenere questi giocatori qui, non è che si può cambiare, aspettiamo, vediamo quello che riescano a fare, diamo fiducia alla squadra. E poi giustamente Alessandro è pure tifoso Fiorentina, certo. Tu la critichi la Fiorentina? Penso di no, per ora più di quello. Giustamente, come si diceva prima con Claudio, bisogna vedere da che punto di vista, se la si guarda da tifoso o se si guarda il calcio. Ecco, sono due cose secondo me diverse, perché la Fiorentina con questo organico che abbiamo secondo me ci fa divertire, ci fa vediamo insomma anche con l'Inter si è fatta una bella partita, quindi secondo me anche stasera non abbiamo fatto male, quindi da tifoso è chiaro si vuole sempre di più, però sapendo con quello che abbiamo, con quello certo in concorrenza con le grandi, secondo me ci si diverte, anche perché poi il campionato adesso è tutto l'anno, quindi una partita vinta, una persa cambia. Possono subito le classifiche, certo. Perché vincere lo scudetto, Alessia, a parte la Juve che ci ha abituata, che è diverso la squadra che è abituata a vincere, e vincere uno scudetto è difficile, ci vogliono anni e anni e anni, non in un anno tu arrivi quarto, quinto e poi dici vince dopo, lo scudetto, sì, ci vogliono anni di preparazione, di preparativi, di giocatori che rimangono, non che li compri, vanno via, vanno per una cosa, quindi squadra, ci vuole una programmazione enorme per vincere uno scudetto. Anche la Juventus, insomma, ha cambiato dei giocatori e prima di rientrare in palla gli ci è voluto diverse cose. Come anche la Fiorentina ha cambiato tante cose, quindi, cioè, nel senso. Ma la Juventus si gioca con 20 giocatori. Attenzione, io l'ho detto la scorsa, vince la Juve perché la Juve gioca con 20 giocatori, che tu li cambi e sono tutti buoni. La Fiorentina, il Napoli, la Roma, e giocano con 13-14. E questo alla fine si sente, fa la differenza. Comunque, ma c'erano anche in Juventus tanti giocatori che si stanno facendo male.
bisogna stare molto attenti, perché se il campionato è ancora molto lungo, mancano 14 partite, poi c'è la Champions. Cioè, bisogna stare molto attenti, sì, perché sì, quando ma... cominciano a mancare i difensori o i centrocampisti... Ma se la Juve sbaglia, caro Claudio, vince il Napoli, non è che può vincere, ecco, no, io credo vince... Le due partite del prossimo turno sono interessanti sia per quanto riguarda il Napoli che per la Juventus, perché il Napoli sarà impegnato lunedì sera contro il Milan ed è uno scontro difficile, perché comunque il Milan ha trovato una certa continuità di risultati, quindi potrebbe anche mettere in difficoltà il Napoli, mentre la Juventus sarà impegnata a Bologna, e Bologna in questo momento non ha una brutta situazione, anzi da quando è arrivato Donadoni ha fatto 27 punti, quindi è veramente soltanto terzo dietro Juventus e Napoli per quanto riguarda i punti fatti dall'arrivo di Donadoni. Claudio, come vedi questi match clou? Ma io penso che c'è Napoli e Roma, Napoli-Milan. Napoli-Milan e Bologna-Juventus. Vince il Napoli perché è superiore in tutto. Cioè, lasciamo perdere che ha perso nella Coppa, però il Milan non lo vede convinto, perché i gol che fa il Milan non sono gol costruiti, anche lì c'è stato degli errori degli avversari, cioè non sempre tutte le domeniche, tutte le partite il Milan possa avere questa fortuna che la squadra avversaria gli dia la possibilità di tirare in porta, cioè c'è il secondo gol che ha fatto Nian, giusto? No, ha tirato da 30 metri, non si può. Ondano, bravo. Cioè si vedeva e stava calciando. Io ho notato un'altra cosa e continuo a dirlo: non è possibile che i difensori oggi rinculano mentre un giocatore tira in porta. Non marcano più come ai tuoi tempi. No, ma cioè, non è che questa marcatura. Cioè quando io vedevo che uno tirava in porta andava addosso alla palla, non è che do la possibilità di prendere mira e tirare in porta. Ha fatto gol a 20-25 metri. Perin dov'era? L'ha visto all'ultimo momento. No, altrimenti non lo faceva, cioè non è che tutte le volte gioca contro il Genoa, gioca contro il Napoli. Sicuramente non è, e poi non è sempre domenica, infatti gioca di lunedì, facciamo stare. Invece guarda, ora mi sposto a chiedere qualcosa sui pronostici a Luca. Luca, ora lo so e mi tocca chiedertelo, ma l'Inter sarà impegnata contro la Sampdoria, giocate in casa, però... La Sampdoria non può perdere, non se lo può permettere. Ti spaventa un po' questo scontro A me mi spaventa il fatto che l'Inter non ha trovato la quadratura, ormai questa è storia vecchia. E mi spaventa anche il fatto che la Sampdoria ha diversi ex. E si sa benissimo che gli ex vanno il doppio quando devono giocare contro la squadra che li ha scartati. A tal proposito dico che un altro errore psicologico di Mancini è stato quello di non mettere dentro a Firenze due ex che erano Jovetic e Ljajic, cosa che Paolo Sosa con Zarate, che è un altro scarto dell'Inter, non ha fatto. Cioè certi aspetti vanno colti nelle partite, al di là di quelli tattici anche gli aspetti emotivi vanno colti. E quindi la partita, tanto per cambiare, mi ripeto, mi sembra di essere il generale Castere, cioè, ha cercato gli indiani e la storia dice se era lui messo in quella situazione e infatti l'Inter è uguale, si è messa lei in questa situazione, quindi siamo un'altra volta in una situazione difficile, premesso che non c'è partita facile, questa è un'altra partita difficile per tutti questi motivi. Non si può permettere di perdere, hai visto quella sciarpa lì dell'Inter, sì. E la bandiera. Se l'Inter non batte la Sampdoria, spariscono. Ho capito. La prossima settimana, perché la Sampdoria è lì. Capito, Luca? Quindi... Marcello, invece il tuo pronostico per gli scontri più importanti, Napoli-Milan e Bologna-Juventus, e poi ovviamente per Roma-Palermo. Ma vedi, Bologna è ostica per la Juve, però anche perché poi c'ha la partita in Coppa importante, che la Juve ora è prima. Dice possiamo battere il Bayern, certo tutte le partite si possono vincere, però il Napoli io credo che vinca facilmente, perché il Milan a vedere come ha fatto questi risultati ultimamente con l'Udinese meritava addirittura di perdere. Comunque sono sempre partite, il Milan è sempre una grande squadra, ma il Napoli in casa è quasi imbattibile, almeno dal Milan. E il Bologna è più ostico per la Juve, quindi dovrebbero vincere tutte e due, però sai... Donadoni è ottimo allenatore, sottolineiamo. Sì, lo so, ma giocano i giocatori, non è che
giocano. Io sì, rispetto gli allenatori sì. bravi, però in campo vanno. Ora il Bologna insomma un può fare una grande partita contro la Juve, quindi è costretto forse a perdere anche la prossima settimana. La prossima settimana vedremo se ci sono state delle modifiche nella classifica. Atalanta-Fiorentina non è una partita tanto facile. Non è affatto facile. I fiorentini sono positivi riguardo alla partita contro l'Atalanta? Perché no? Certo. Bene, meno male, il morale. Gli unici negativi siamo noi. Walter Baroncelli non c'è, ma insomma i tifosi della Viola stasera sono piuttosto positivi. Allora noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, come sempre, il venerdì sera con il tifo in borsa. Vittoria Palermo-Roma, così Palermo. Mette d'accordo Inter e Fiorentina. Quella era scontata. Vi diamo appuntamento sempre con il tifo in borsa, vi aspettiamo, buonanotte a tutti.